come si intende la scuola di miglioramento del servizio? Ci sono tante cose da dire sull'istituto superiore con la lettura secondo. In modo particolare mi vorrei soffermare sul liceo linguistico, un liceo che è veramente molto importante nel mondo globalizzato di oggi, perché dà la possibilità di inserirsi nelle attività lavorative con delle chance in più rispetto ad altri istituti scolastici, perché la padronanza delle lingue oggi è fondamentale, sia per continuare gli studi, ma anche per inserirsi immediatamente all'interno della realtà professionale. L'Istituto Sertusio è un istituto che offre la possibilità di studiare l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, ma siamo anche aperti allo studio di altre lingue che non possono contemporanee, ma hanno sempre maggiore preminenza, come il cinese e l'arabo. Diamo la possibilità quindi in orario del testo scolastico di poter approfondire gli studi di queste lingue. L'insegnamento delle lingue viene portato avanti non solo attraverso lo studio della grammatica e della letteratura, che sono chiaramente fondamentali per conoscere la cultura e la lingua dei popoli, di queste lingue che si studiano, ma cerchiamo soprattutto di sviluppare una dimensione comunicativa in modo tale che i nostri studenti siano in grado di parlare in maniera fluente, di parlare in maniera scorrente. L'utilizzo delle nuove tecnologie è fondamentale. Tutte le aule del nostro liceo sono dotate di LIM, abbiamo dei laboratori multimediali per cui i ragazzi possono ascoltare canzoni nelle diverse lingue, così come film. E poi un'altra importante possibilità che hanno i nostri ragazzi è quello di accostarsi al studio delle lingue attraverso la comunicazione dei docenti di madre di lingua. Per ogni lingua abbiamo docenti che padroneggiano molto bene il canale linguistico e quindi sono in grado di poter garantire con gli studenti. Volevo sottolineare anche le altre opportunità che la nostra scuola offre. La nostra scuola organizza degli stage paesi dove si studiano le lingue, dei gemellaggi con scuole francesi, con scuole tedesche, progetti di alternanza scuola-lavoro che appunto si fanno nei paesi esteri. Partecipiamo anche a degli importantissimi festival di carattere teatrale, il Festival di Lingua Francese, che è un festival di letteratura internazionale, e il Festival di Lingua Spagnola. Anche il teatro è un ottimo mediatore per poter apprendere meglio le lingue in maniera più accattivante per gli studenti. Tutto questo offre e tanto altro la nostra scuola. Ecco, quali sono i consigli che lei, in qualità di dirigente scolastico, potrebbe suggerire ai ragazzi, sia quelli uscenti dalla terza media, no? Che quelli uscenti dal quinto liceo, anche scuole, i consigli che possono usufruire fine di fare la scelta migliore, la scelta giusta? Io do questo consiglio ai ragazzi, che è quello di conoscere se stessi, di ascoltare anche tanti pareri, i pareri sicuramente dei genitori, degli insegnanti, degli amici, ma alla fine di effettuare un discernimento, mettere insieme tutte le informazioni che vengono offerte in occasione dell'open day, delle visite che si effettuano nelle scuole, ma capire poi da soli qual è veramente l'indirizzo che fa al caso del singolo ragazzo. Chi viene al liceo linguistico deve avere sicuramente una grande passione per lo studio, perché essendo un liceo, una scuola che richiede impegno, sacrificio, dove la formazione non è limitata semplicemente alle discipline linguistiche, ma si studia letteratura, filosofia, storia dell'arte, matematica, scienze, poi bisogna avere una particolare propensione per le lingue, avere questa grande apertura mentale, perché il liceo linguistico è per giovani che non hanno barriere culturali di nessun tipo, che hanno una mentalità aperta, che vogliono sconfiggere gli stereotipi e i pregiudizi che sono presenti nella società attuale, che credono che il mondo sia